Allora, ragazzi, in questo video diamo un'occhiata, diciamo, intuitiva a quello che è il teorema di Gauss-Green, ok? Ossia il teorema della divergenza. Quindi, se noi consideriamo, ovviamente stiamo lavorando nel piano XY, se noi consideriamo una superficie chiusa, ovviamente omega, percorsa, no? In senso antiorario, questa è la circuitazione. Allora, cosa dice questo teorema? Cioè, ci dice che l'integrale lungo il bordo F di omega, questo è il nostro bordo, percorso, ripeto, in senso antiorario, quindi positivo, quindi, per questo si mette più sopra, di f in dx più g in dy, sarà appunto uguale all'integrale doppio sulla superficie omega, quindi è questa che io ho tratteggiato in verde, della derivata di g rispetto a x meno la derivata di f rispetto a y, ovviamente in dx e dy. Qui, giusto per completezza, vi ho richiamato come si ottiene un po' questa scrittura, no? Quindi l'operatore Nabla, quindi la divergenza sarà la matrice derivata rispetto a x e derivata rispetto a y, e qui ci mettiamo f e g. Queste sono le componenti, ovviamente, del nostro campo vettoriale. È chiaro, ragazzi? E quindi sapete che si moltiplica l'incrocio, quindi devo fare dx per g, quindi la derivata di g rispetto a x meno la derivata di f rispetto a y, ed ecco da dove esce questa scrittura. Dove omega, ovviamente, cioè questo f in dx più g in dy, questa quantità, è appunto la nostra forma differenziale, va bene? Che poi corrisponde al nostro campo f con componenti f e g. Quindi va da sé che l'integrale lungo il bordo, no? Orientato positivamente della nostra superficie omega sarà uguale all'integrale, no? Fra t con 0 e t con 1 di f di lambda, dove lambda è la parametrizzazione, quindi parametrizzo la nostra f, la nostra funzione attraverso lambda. Per la derivata di x, ovviamente tutto in dt. Allo stesso modo, l'integrale lungo il bordo orientato positivamente di gamma di g in dy sarà uguale all'integrale fra t con 0 e t con 1 di g, quindi della nostra funzione, opportunamente parametrizzata con lambda, per la derivata di y in dt, dove ovviamente lambda è t con 0 e t con 1 cioè va da t con 0 e t con 1 in R quadro, e lambda di t è appunto la nostra parametrizzazione, ok? Lungo il bordo della nostra superficie. Quindi questo qua a livello, diciamo, di calcolo. Quindi questo l'ho voluto fare unicamente per poi capire a livello intuitivo cosa noi andremo a fare poi negli esercizi. Va bene, ragazzi? Ok, io spero di essere stato, come al solito, spero chiaro, e arrivederci al prossimo video.